con quella parola il sorriso è rinato. Lasciar qui la mano, scriverci il nome, si hanno solo pensieri che fanno cose buone. Se volete provare, va bene così. Se volete restare a guardare, è un raggio di sole che batte proprio lì. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedete conciato così è perché sto andando alla festa della zucca del mio paese, dove stamattina ho fatto alcuni video che tra poco vi farò vedere sui lavori antichi. Adesso invece parteciperò alla sfilata del 700. Questa è l'antica tittoria, è una rappresentazione scenica e storica di una tittoria del 1300, le cosiddette tittorie Atini di origine toscana. Parte di lì dove è la mia collega, quel pezzo di stoffa, da come lo piega la lega, puoi imparare i vari bagni, qui ci sono quattro colori, con i quattro colori di base della scala dei colori, il giallo, rosso, verde e blu, con quelli lì fai tutti i colori che vuoi. Sì, che addirittura sono tre, sono primario e uno secondario. Certo. Qual è il secondario? Non lo so. Il verde. Il colore più debole in assoluto è il verde, che è un colore fatto con tutti i vegetali. Tutte le foglie secche, fanno il verde. Ed è un colore debolissimo, perché è fatto con foglie secche. Se prendi il giallo, invece anche il giallo è fatto con foglie, però ci sono anche delle piante e dei fiori, allora il colore è già più potente. Se vai nel rosso, addirittura noi qui abbiamo un rosso che è un animale, un parassita delle piante, la cocciniglia è molto molto potente ed è un colore animale. Questa è la cocciniglia quando è morta, quando è viva nelle piante, un parassita, non la cocinella come ne compro con lei, ecco, la cocciniglia. Quando si muore la cocciniglia nelle piante è bianca, quando muore è rossa, diventa dura così, come tu la schiacci ti manchi la pelle e dà il colore. Il blu invece è un colore molto ma molto difficile, in tutti i sensi. In natura sono solo due prodotti che fanno blu, perciò tutto il blu che avete addosso è tutto blu sintetico, perché in natura c'è solo il guado, che è una pianta particolare, e l'indaco. Vedi come metti giù il... adesso si vede male, però vedi tutte quelle bolle d'aria? Sì. Il segno che il colore entra dentro, perché la stoffa, essendo com'era, la piantinata, di dentro c'è dell'aria. L'acqua sta entrando, butta fuori l'acqua, cioè l'aria, e colora anche internamente. Colora bene? Poi adesso sono qui il colore e non è che bene. Perché l'acqua è carica, dopo un po' il colore va via, rimane solo l'acqua. Il sale blocca l'acqua. Blocca il colore. Non lo fissa, lo blocca. Sì. Proprio pochi secondi il colore non lo perde più. Lo shock termico con la garza.
ma questo sì che è originale. Grazie. Facciamo vedere cosa abbiamo fatto. Vai. Bellissimo. Wow. Adesso ne facciamo un altro. Non so dove andare adesso. Sempre in giro. Buongiorno. Ciao. Hai visto che sto cercando di disegnare l'albero della vita. Bello. Sto sbalzando attorno e cerco di far venire fuori il disegno, quindi non faccio il disegnetto principale, ma faccio tutto attorno e dopo dovrebbe rialzarsi il rame nella battitura, dovrebbe rimanere. Bello. Sì, adesso ci proviamo, perché è sempre difficile far uscire il disegno al contrario. Cioè molta pazienza. Sì, qui sì, è abbastanza. Vedi che si intravede, eh? Adesso lo devo cancellare di là, dopo lo raddrizzo. Raddrizziamo un pochetto con questo. Così si raddrizza un pochino. Vedi, nel batterlo si sforma un po'. Adesso pian pianino lo rifinisco ancora. Poi cancello con la pagliettina questa qua, cancello. E dovrebbe rimanere in rilievo, dovrebbe. Vedi che comunque anche il rovescio sì, si vede. Se un pochino si vede, si intravede. Adesso stanno asciugando, poi vanno in forno. Devono seccarsi, dopo vanno in forno e diventano rossi. E questo l'ho fatto prima, è già un po' più asciutto, dopo si diventano più chiari quando va via l'acqua, si asciugano. Adesso mi trasformerò in un cavaliere. Lo faccio io? Cosa fa? Io lavoro il cuoio, vedi? Questi borselli qui li ho fatti tutti io. Tutte queste cose qui che vedi le ho fatte io. Queste sono le mie scarpe. Anzi, queste qui le ho fatte nel 1992. Quindi tutto quello che proprio la tomaia qui è tutto originale. L'unica cosa, 15-20 giorni fa eravamo a Mondavia, alla festa medievale, me le sono fatte risuolare perché vede come mangio, io mangio di traverso. Queste sono setoline d'acciaio, praticamente lì c'è la cruna, è un filo stagnato. Come mai è? Questi sono gli aghetti che ho usato da cucire e che uso da cucire anche adesso. Vedi, sto cucendo questo borsello, questo lì che lo sto facendo adesso, cucio con questo filo. Questo qui quando sarà finito viene praticamente uguale a questo. Avrà questa forma qui, è identico. Sì. Qui ho i miei stampi di cartone, il disegno sul quale li taglio e poi faccio questo. Abbiamo proprio imparato. Invece qua, allora, questi sono quelli vegetali, Prova a sentire, è meravigliosa, vero? Sì. Sai che dicevo ai signori, questo è il bacco, è il bozzolo. E qua, quando bisogna metterlo nell'acqua calda e si estrae il filo, c'è un chilometro e mezzo di filo. Si riesce a recuperare circa un chilometro e mezzo di filo. Mentre questi sono filati animali, cioè vengono ricavati dal pelo delle pecore, c'è il cashmere, questo è l'alpaca
e questo è lo yak. E di qua invece ci sono i filati vegetali, cioè che non arrivano, quello lì è il cotone. Ecco, vero. Questa è la pianta di cotone. Questa invece è canapa e deriva da questo filato qua. Questa invece è bambù, perché utilizzavano anche il bambù, e questa è l'ortica. Questa invece è una vera pianta di lino. È un telaio che veniva utilizzato già dai giapponesi, dai samurai. Praticamente è molto semplice, tu devi tenere verso di te lo spazio vuoto, prendi il filetto da sotto e lo passi sopra, giri verso di te lo spazio vuoto. È una particolarità, ci vorrebbe un po' di polvere nera per far vedere l'effetto, ma la polvere nera, c'è, la polvere nera ogni volta che metto è un certo costo, allora se ne fa una, è anche a massa, nel senso che se io vi dico che un cucchiaino di questi, ora come ora, costa sui 4 euro, è carissimo. Ora va, vi sparo! Oh, dai, vediamo se fa qualcosa però. Questo è il funzionamento. Bello! Mi fa la fiamma, diciamo. La braccia? Sì. Al braccio? Cioè, allora, per mantenerlo. Dopo si soffia su. Ecco. Ora, da questo punto qua accende il fuoco, ragazzi, è un attimo.
questo video finisce qui, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per sapere quando uscite un nuovo video, iscrivetevi al canale che è la cosa più importante da fare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!